Nuovi cassonetti in arrivo. Montevarchi saranno collegati in rete con un sistema informatizzato capace di segnalare guasti o allertare quando è necessario svuotarli, ma anche, una volta acquisiti sufficienti dati, fornire un quadro più specifico dei conferimenti che vengono effettuati nell'ottica di una rilevazione puntuale della differenziata. I nuovi cassonetti sostituiranno quelli cosiddetti intelligenti e saranno distribuiti sul territorio da SEI Toscana. I cassonetti verranno dotati nel prossimo mese di un rilevatore che permetterà di informare il cittadino sulla sua capacità di differenziare. Questo è importante perché ci aiuterà a responsabilizzarci e ad incentivare il nostro comportamento virtuoso per un riscontro poi ambientale importante. E questo, quando tutte le teste saranno consegnate, tutti i cassonetti saranno appunto dotati di questo strumento, arriveremo successivamente ad una tariffa puntuale che permetterà, come abbiamo sempre detto, di dare un'agevolazione economica a chi è più virtuoso. Abbiamo fatto una scelta sui cassonetti perché il nostro territorio, essendo un territorio molto vasto, avrebbe portato ad un costo del porta a porta che era il doppio di quello dei cassonetti. La tecnologia dei nuovi cassonetti è stata sviluppata e messa a disposizione da Zucchetti Centro Sistemi. Se noi siete già due anni, quasi tre sono oramai, che si sta investendo sull'ecosostenibilità, cioè io sono molto attento a quello che comunque è l'andamento di quello che è l'andamento di dove va il mondo, diciamo, no? Quindi oggi l'ecosostenibilità, l'economia circolare e la digitalizzazione e l'innovazione diventa ovviamente la base di tutto. Integrato a questo, ora, chiaramente non è in questo momento, ma c'è un discorso molto importante dietro l'intelligenza artificiale. Succede che, per esempio, per riconoscere noi l'altezza del livello di riempimento dell'oggetto, non abbiamo adoperato un semplice sensore di ultrasuono, quello che è per cercare di capire dove è il riempimento, ma abbiamo adoperato dei radar a 70 giga e poi dobbiamo anche nella robotica che riconoscono erba, non erba, eccetera, eccetera, che questo sistema, oltre ad andare sull'altezza del cassonetto, va anche sulla permeabilità del materiale, che attualmente non ci dice niente, però dopo milioni di conferimenti faremo, oggi l'intelligenza artificiale nasce su questo, milioni di conferimenti faremo, ci accorgeremo che quel radar che è dentro la carta avrà una permeabilità che è sempre quella, o avrà dei range che noi possiamo ristruire per capire se quel signore lì un domani ci ha sbagliato a buttare la carta, ci ha buttato il vetro, ci ha buttato una plastica. Quindi questi sistemi non devono esistere solo per istruire, per cercare di aiutare, a cercare di portare questa cultura all'utenza. Sostanzialmente arriverà un sistema ancora tecnologicamente più avanzato che ci permetterà di aprire un dialogo con i cittadini ancora più importante, proprio nella logica della consapevolezza, come dicevamo prima, di poter far sì che il cittadino sia soggetto attivo e responsabile nella gestione corretta dei rifiuti quotidianamente. Utilizzeranno la SEI Card sicuramente, stiamo valutando per i cittadini più evoluti di poter far utilizzare anche lo smartphone, ovvero il telefonino, attraverso varie modalità di utilizzo che consentano la possibilità di avere anche a chi è più tecnologicamente avanzato un sistema più evoluto.